Quella che sto per farvi sentire potrebbe essere la voce del fantomatico ginecologo camuffata per questioni deontologiche registrata da una ragazza del centro Italia. Mi può riguardare gentilmente da dove sta chiamando? Allora, no, ma mi scusi, ma è lei oppure no? Questo pap test l'ho fatto per la prima volta, sono andata con mia madre e non ricordo il nome, se può gentilmente... Ma ricorda dove l'ha fatto? Mi scusi, lei che dati ha su di me? No, se non è lei allora mi scusi, ma perché non me l'ha detto stamattina? All'ASL 4? Ecco, quindi è lei che l'ha fatta? Mi può gentilmente riguardare il suo nome e cognome? Mi sente? Mi ha messo giù. Quando i ruoli si invertono, è lui a chiudere la conversazione. È la parte finale di una lunga chiamata iniziata ore prima con un'altra telefonata. La ragazza, quando capisce di essere vittima e non paziente dell'uomo, registra la parte finale della conversazione. È lei a fare domande all'uomo, è lei che chiede spiegazioni e a lui non resta che riattaccare la cornetta. Abbiamo fatto ascoltare la voce dell'uomo misterioso ad alcune ragazze pugliesi e non, e tutte ci hanno confermato che è lui, lo hanno riconosciuto subito. Le indagini della Procura di Lecce proseguono, a noi non resta che sottolineare due aspetti. Il primo riguarda la violazione dei dati sensibili, capire se sia stato violato il database di una o più aziende sanitarie o se l'uomo abbia usato altri metodi. In secondo luogo, le denunce tardive e non per colpa delle ragazze, quelle che si sono presentate negli uffici preposti si sono sentite rispondere che si poteva fare ben poco e in alcuni casi prese in giro, salvo qualche rara eccezione.